da maestro Raffaele Bonito, e tu hai attraversato tutte le tappe di un ottimo contradaiolo. Se hai fatto il contradaiolo, il gran priore vincente, e oggi sei gran maestro. Cosa provi? Qual è l'emozione di questo iter in qualche modo che hai fatto? Ma diciamo che come quello che provo è un forte orgoglio e soprattutto sono onorato di ricoprire questa carica. Perché nella domanda, come ben detto, io ho percorso tutta la mia vita da ragazzo e da uomo nel mondo del palio come passione, come tante persone che operano in questo ambiente. Sono stato un semplice contradaiolo da ragazzo, avevo 15 anni, il mio primo ingresso in contrada, con stupore, con curiosità sono entrato e poi pian pianino mi sono appassionato, ma non sono mai andato via. Fino al punto che poi un giorno mi dissero che toccava a me fare il gran priore. Ho fatto il Gran Priore, ho fatto questa esperienza bellissima, molto molto appassionante, e poi sono entrato nel mondo del direttivo. Ho fatto 4 anni membro del direttivo e fino all'anno scorso che sono stato eletto Gran Maestro, come ho già detto, con molto orgoglio e sempre onorato di ricoprire questo ruolo. Benissimo, grazie. Quest'anno è un anno regolare. È l'anno della ripresa, venerdì si corre la provaccia, domenica siamo pronti per il palio anno domini 2022. Possiamo tracciare un bilancio di questi primi 6 mesi? Ma il bilancio in questi termini: quando siamo partiti con un po' di incertezza ancora, non eravamo certi che si potesse fare, eravamo molto fiduciosi e speranzosi. Siamo partiti con la prima investitura di San Magno, quella classica, il 5 novembre. E da lì, pian pianino, abbiamo fatto tutte le tappe e fortunatamente le cose sono andate sempre meglio. L'entusiasmo è cresciuto, c'era molto entusiasmo, io vedevo nelle investiture, nelle contrade, voglia di stare insieme, perché quello che è importante in questa associazione è la voglia di stare insieme. A fare aggregazione è quello che ci tiene insieme, poi lo scopo comune, quello di riuscire a mettere insieme uno spettacolo finale che sarà tra poco, del quale tutti siamo innamorati, insomma. Perfetto. E sempre su questo tema, la tua gestione vede, come da tempo non si notava, le contrade unite. Un solo obiettivo, quello di far bene. Quali argomenti hai utilizzato insieme al tuo vice per avere questo risultato? È quello che hai detto tu, cioè la voglia di fare il palio. Se siamo tutti uniti sicuramente viene fuori un bel palio, una bella festa. Poi è chiaro che all'interno di questa manifestazione c'è la cosiddetta corsa finale, che è un atto agonistico dove la competizione è doverosa, se no non ci si diverte neanche. E lì le contrade, ognuno fa il suo per arrivare poi alla fine di un'annata ad aggiudicarsi il crocione. Ma prima l'obiettivo è quello di essere uniti per arrivare a uno scopo comune. Solo stando uniti si può raggiungere un forte obiettivo, altrimenti se c'è disgregazione non c'è risultato. Perfetto. Ma voglio aggiungere che su questo le contrade sono state favolose, hanno sempre dimostrato correttezza e lealtà verso la nostra associazione. Bene. Tra le iniziative realizzate quest'anno, qual è quella che ti sta particolarmente a cuore? Ma quella che mi sta più al cuore dopo tante problematiche che sono successe sono quelle che da un po' di anni riusciamo a realizzare, perché il palio è anche sociale. Quindi la spesa solidale che noi abbiamo fatto anche quest'anno, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto noi come mondo del palio, sappiamo tutte le chiusure dovute al Covid, quest'anno siamo riusciti, nonostante queste difficoltà, a rimetterle in moto e ad essere pronti per un aiuto alla città. Quindi la spesa solidale secondo me è una cosa che mi stava a cuore, siamo riusciti a fare grazie a noi, grazie alle contrade ovviamente, quindi di questo ne sono veramente felice. In chiusura un messaggio al collegio, ma anche a tutti i legnanesi. Beh, Legnano senza il palio secondo me sarebbe una città comune, normale, non sarebbe Legnano. Io sono convinto che senza il palio Legnano non sarebbe Legnano e quindi credo che Legnano ha bisogno del palio. Quindi questo è quello che auguro, di vivere questo momento con serenità e con gioia, perché domenica sarà una festa per tutti.